Radio Baraonda è presentato da è un volto noto del cinema e della TV italiana. È nel nostro paese da più di 20 anni, ovvero da quando è stata rapita dal fascino di Napoli che le ha rubato il cuore. E con noi questa sera la bellissima Giulia. Buongiorno, buongiorno, piacere di stare qui con voi. Il piacere è veramente tutto mio, sai l'affetto che nutro per te, la stima. Grazie. Ma entriamo subito nel vivo di questa chiacchierata un po' sottovoce che vuole essere un po' intima, ma anche in qualche modo celebrativa, no? Di un artista. Oddio, come oddio, te. Che parola non grande. Ti spaventare, saremo buoni. Intima e celebrativa, due parole subito che mi un po' messo... complicate, okay. Per un'ucraina napoletana, ecco, però. Ecco, questa parola invece mi piace ti molto. Ti piace molto, sì. Lo so. Allora, Giulia, tu nasci in Ucraina, per un periodo vivi in Russia, poi arrivi in Italia ed ecco che arriva anche il successo. Hai avuto una carriera molto particolare, hai esordito al cinema con il grandissimo maestro Tinto Brass, poi al teatro con Giuffré, Salemme, hai lavorato con tantissimi grandi attori, ma c'è qualcosa nella tua carriera che non rifaresti? No. No, non c'è. Secondo me, poi è certo che quando tu prendi le decisioni da giovane è un'altra cosa, ovviamente c'è anche una voglia, sei un po' più sfrontato, hai meno pregiudizi, ti vuoi fare nonostante tante le voci, non so se a 45 anni non credo che l'avrei fatto con la stessa facilità, avrei preso decisione di fare esordire con film di Tinto Brass. All'epoca ero giovanissima, era proprio alle prime armi e insomma ero ovviamente tentata dall'occasione, dal successo. Ma non direi che non lo farei, perché secondo me ogni cosa quando fai deve avere gratitudine per quel step. Da giovanissima hai avuto modo di entrare dalla porta principale, no? Sì. Del cinema con un grandissimo maestro, un regista con il quale probabilmente tante attrici vorrebbero ancora oggi lavorare. Vabbè, oggi non credo, perché a parte che l'ho vista... C'ha una certa età e mi sembra che sta messo anche un po' maluccio con salute. Io l'ultima volta quando l'ho vista, stiamo parlando di tipo 3-4 anni fa, che c'era anche una mostra nel suo onore e credo che non mi ha quasi riconosciuta. Quando hai intervistato una donna come te dalla carriera piena, si può dire, mi viene sempre da pensare se c'è stato qualcosa a cui tu hai dovuto rinunciare per la carriera. No, rinunciare no, io sai, sono sempre stata una persona piena di sogni, da quando ho cominciato fino ad adesso. Quindi anche le donne tutto in un pezzo sognano. No, ma magari, io mi sento sempre dall'inizio, sempre, anche adesso. Sicuramente con un po' più di esperienza, un po' più di sicurezza, allora quando affronto le cose ovviamente più o meno riesco a avere anche una gestione delle emozioni. Però continuo a sognare anche in grande, spero che mi aspettano ancora tante emozioni lavorative, perché nella vita privata insomma sono una persona molto molto fortunata, sono stata baciata e dalla fortuna. E parleremo anche di questo. Sì. Però come avrai notato non siamo soli al tavolo, quindi ecco. Non volevo, come dire, tenerlo in disparte ancora a lungo, no, assolutamente, altrimenti no. Poi si arrabbia con me. Oddio, non siamo soli nell'universo, non sicuramente siamo soli. Questo è vero. Allora, milioni siamo, miliardi, quante persone siamo? Miliardi. Sei più o meno. I rettiliani anche di più. Sei più questo, uno, cioè, ahimè, c'è anche lui, Frankie Stoppino. Grande, Luisa, ti ringrazio. Direttore
giornalista. Il pignolo. Ecco, lo vogliamo far vedere, qui, direttore del giornale Il Pignolo. Devi sapere, Giulia, che lui è continuamente alla ricerca della notizia bomba, quindi non so cosa c'è in serbo per te. Oddio, mi devo spaventare ancora di più. Io mi limito semplicemente a non rientrare in quel giornalismo mainstream in cui, ahimè, purtroppo Luisa rientra, perché facciamo sempre le stesse domande agli ospiti, eccetera. Invece qui vogliamo semplicemente la verità. Giulia, mi dispiace. La novità. Sempre la verità. Infatti, ecco, come in chiesa. Confessione. Assolutamente. Se ti vuoi confessare con noi, qui siamo a tua completa disposizione. Sono venuta proprio apposta per questo. C'hai anche il look da prete, direi, guarda. Certo, mi manca solamente il... Esatto. No, purtroppo non rientro in queste situazioni, ma invece abbiamo creato un sondaggio, abbiamo fatto un piccolo sondaggio con il nostro pubblico proprio su Giulia, e possiamo mandare il sondaggio. Ecco qui i sondaggi del Pignolo. Abbiamo chiesto al pubblico che cosa ne pensa di Giulia Majorciuk. Sì, no, che occasionalmente. 3,4% ha risposto sì, il 26,2% ha risposto no, il 12,6% occasionalmente, 2,3% previdenza sociale. Ok. Già abbiamo intervistato. Si fa comprendere l'argomento. Sono dati, sono numeri, tutto questo per dire, diamo i numeri, qual è il tuo numero di telefono? Ecco, capito, ma come c'è subito? Ok, vogliamo fare una domanda? Non vuole rispondere, no, purtroppo. No, dopo in privato. Ti è andata male. No, volevo chiedere qual è il suo numero, però vabbè, non fa. Ecco, capito, tu è partito dal sondaggio, dai numeri per arrivare a. Finisci con 56. No, potremmo chiedere a questo punto, secondo te il pubblico ha un'opinione positiva o negativa di te? Giusto, proprio a bruciapelo. No, io me lo auguro che è positiva, assolutamente. Ok. Perché devo pensare diversamente? Sono una persona carina, gentile, dolce, rispettosa, solare. Vabbè, si vede. Assolutamente, si vede, no? No, molti VIP per esempio si sentono in qualche modo, il loro rapporto con il pubblico in qualche modo è conflittuale. Alcuni magari. Ma secondo me devo crescere ancora di fama, forse è molto perché quando sei molto famosa allora c'è tanto da sparlare, perché subentra anche un altro sentimento. Giulia, diciamo anche che quando sei molto famose e si dicono cose magari non appropriate, si può avere giustamente il contraddittorio da parte del pubblico, ma questo è una cosa normale e guai se non ci fosse. Secondo me è importante ironia, perché quando arriva troppo critica, e questa è una cosa che ho imparato a Napoli, quando arriva tu lo guardi con sorriso e ci metti a ridere su te stesso, e secondo e me questa tutto è la passa. Napoletana che c'è questa in te. Sì, questa è una grande cosa di napoletanità che ho imparato qua, non l'avevo d'indole. Il lasciar correre. Sì, lasciar correre, ma anche ridere su se stessi, che secondo me è una grandissima virtù del popolo napoletano. Un'ottima risposta, Giulia, grazie. Sei soddisfatto? Possiamo andare avanti? Possiamo andare avanti. Allora. Potete chiudere il microfono, regia, per favore, grazie. Allora, Giulia, tolleranza zero per che cosa? Per maleducazione. Assolutamente, non tollero anche per esempio una cosa brutta di campani, ahimè dobbiamo dire anche le cose brutte, non tollero quando uno cammina, fuma e butta la cicca a terra, è una cosa che mi fa proprio, mi si spacca, mi divento così e purtroppo non mi metto, ci siamo parlate anche in privato, sì, esatto. non mi piace inciviltà, le persone incivile mi irritano molto. Su questo aspetto purtroppo la città di Napoli a volte paga il prezzo di alcuni napoletani che si definiscono napoletani, ma di napoletano ci hanno ben poco. C'è un'altra cosa che mi interessa sapere da te, c'è una persona alla quale senti di dire grazie? Vabbè, sarebbero tantissime le persone a quale vorrei dire grazie. Per esempio, uno di questi, prima ho visto un piccolo frammento, è un regista che si chiama Giampaolo Tescari, che tra l'altro adesso ha appena finito di girare Porta Rossa e adesso sta girando Commissario Ricciardi, una persona che non vedo da tantissimi anni, però ho fatto con lui il film che si chiamava Il Lato Oscuro, che per me è stata un'occasione di un ruolo incredibile, molto molto bello, e lui si è fidato di me quando ero molto giovane, giovane, anche abbastanza inesperta, e gli devo dire grazie, ma soprattutto per l'emozione che mi ha regalato quel ruolo, e quella è una bella dichiarazione d'affetto quella cuore. Che stai facendo. Si vede, questa è proprio l'immagine che l'ho visto recentemente. Film che ti ha visto protagonista. Sì.
Sì. Vabbè, tu c'hai un viso che indubbiamente là, spacca, tra l'altro tu sei stata impegnata in tantissimi ruoli, sì, molte volte anche comici in teatro. Tantissimo, soprattutto al teatro, per esempio una cosa che mi manca, io a teatro ho quasi sempre interpretato i ruoli brillanti, invece secondo me ho questa indole malinconica che appartiene anche un po' alle mie radici slave, che ho questa tristezza interiore che mi sarebbe piaciuto metterla a nudo. Vivere a Napoli evidentemente ti ha fatto spazzar via questa tristezza, no? No, si vede dal tuo sorriso. La malinconia ce l'ho, e veramente me lo auguro che magari in futuro un ruolo al teatro, perché a cinema ho avuto fortuna di interpretare diverse, però al teatro un ruolo che non sia brillante ma sia sofferente, malinconico, per esempio un'Anna Karenina sarebbe bellissima. E mi racconti un eccesso che hai vissuto? No, personale, nel lavoro. Siamo nel lavoro. In un orario in cui si può parlare un po' di tutto. Quindi ci sta la confessione. No, l'eccesso. Siamo solo io e te e Frankie, sto pirò che ci ascolta. No, l'eccesso personale non credo, perché sono una persona molto controllata, soprattutto nel privato, diciamo, sono una persona che ha grande disciplina e grande vigore. Però per esempio sul lavoro mi è capitato girare un film con un regista conosciuto, comico, e devo dire, insomma, mentre giravamo lui si ubriacò in una maniera indecente e devo dire è stato un eccesso, perché non mi sembrava ti sembrava quasi una situazione surreale sul perché lavoro. Come è possibile che insomma un uomo, e non ci vuoi dire chi è? No, non lo posso dire. Ho girato anche con un altro, che è un altro personaggio molto importante, e devo dire là era eccesso ancora più grande dell'alcol, e devo dire queste cose qua mi scandalizzano, perché secondo me questi eccessi privati non possono mai attraversare la soglia del lavoro. Il lavoro è rigore, professionalità e rispetto, non solo per se stessi, ma per la squadra con quale si lavora. Gli eccessi degli altri, parla anche di un tuo piccolo eccesso, magari una sigaretta buttata qualche da qualche parte. No, a parte io non fumo. Non fumo. Che ci vuoi raccontare di questo complotto? Ci abbiamo un minuto prima della pubblicità. Veramente, guarda, abbiamo anche le foto, lo possiamo mandare il contributo. Abbiamo stanato Giulia con un personaggio molto famoso, no. Infatti ecco qui, vedi, in esclusiva chi in basso a destra. Giulia? Scusa, ma chi è? Giulia, ci sei ma non ti vedo. Lì sotto c'è Giulia sicuramente. Ma un serpente che è la lo sappiamo. Quale sarebbe lo scoop? Fammi capire. È che Giulia sta lì sotto, vedi? In basso a destra c'è lei, c'è Giulia. E se lo dice Frank Stoppino? Questo grande dinosauro, questo grande personaggio della politica italiana. Ma magari prendevo posto in paradiso. Questo è un grande scoop. Allora, Giulia non è mai stata con un personaggio. Non è mai stata con... Io so con chi sta Giulia, fa bene a star con lui. Fa bene. Allora, andiamo in pubblicità, poi ripartiamo ovviamente con la nostra intervista a Giulia Maierciuk. A tra poco. E mentre noi ce la ridiamo, ecco, io vedo in postazione pronto il consigliere di Ponta Gandolfo, un po' arrabbiato, ma lei non deve essere arrabbiato, io non mi sono dimenticata di lei. Allora, mando la sigla e poi do la parola. Buonasera Sindaca Mariani. Buonasera. Non deve essere arrabbiato. No, ma io non sono mai arrabbiato, okay. Anzi, sono sempre propositivo per il mio territorio, per il suo territorio e per il territorio di tutti quelli che sono in questo momento davanti al televisore. Allora, consigliere, si presenti alla nostra ospite. Sì, all'ambasciatrice Giulia Maierciuk, io insomma mi presento, io sono un consigliere comunale del comune di Ponta Gandolfo. Penso che lei abbia sentito già nominare, o se non l'ha sentito, insomma, io avrò modo di invitarla qui, e anzi, io
io in questa trasmissione, Sindaca Mariani, se mi permette, vorrei poi invitare Yulia Maiarchuk direttamente, insomma, a Ponta Gandolfo con una sorpresa che sto preparando. Ottimo, mi piace. No, bisogna dire che il consigliere è sempre molto carino con i nostri ospiti, invita sempre tutti, ma io sono curiosissima di sapere cosa hanno detto i suoi concittadini dopo la sua prima apparizione televisiva. Ma guardi sindaca, mi hanno detto, sono stati tutti quanti molto carini, tranne una persona, Giantebaldo Mariozzi, e lui sa che sto parlando con lui. Consigliere di minoranza dell'opposizione, figlio del sindaco del comune, figlio dell'ex sindaco, del comune, medico di base, conosciuto per essere il medico di fatturo o non fatturo. E qui mi fermo e vado avanti. Consigliere, vado avanti. Si fermi, perché Yulia non sta capendo nulla. Vogliamo parlare della sagra? Ah, certo, okay. Anzi, lei mi fa un assist, perché il mese prossimo avremo la sagra al comune di Ponta Gandolfo, la sagra del fungo dei funghi, e chiederei alla regia, al sindaco dei registi internazionali, ecco, di passare la locandina, una cantina bellissima, specialità nostrane, salamone di porcello, pugliette fresche, le pugliette sono delle, poi ne spiegheremo, riso, cozze, eccetera, zuppa di fungo dei funghi che non è commestibile, e la musica live con la Patana Band, che è una band molto molto importante che noi abbiamo sul nostro territorio. Consigliere, aspetti un attimo. Allora, Yulia, devi sapere che il consigliere paga questo spazio. Sì. Quindi noi dobbiamo necessariamente farlo parlare, capisci? Giusto. Bene. Di questi tempi ci fa comodo queste informazioni che sono molto contrastate tra di però loro. Però Yulia mi chiedeva, cos'è che mi chiedevi, Yulia, sui funghi? Sui funghi? No, dico funghi e cozze, non ho capito. Cos'è che allora, un abbinamento? Le spiego, ambasciatrice, loro, no? Ambasciatrice Maiarchuk, le spiego. La zuppa di fungo dei funghi è una zuppa non commestibile, e però prima si faceva, durante la dominazione pugliese che abbiamo avuto qui a Ponta Gandolfo, queste pugliette, che è una sorta di grandissima insalata di riso con riso e cozze che prendiamo dal fiume Mangianastro, che è un fiume che bagna Ponta Gandolfo. Io la volevo proporle, ambasciatrice, lo faccio qui davanti con le carte del comune, col timbro del comune, di diventare la madrina della sagra del fungo dei funghi il mese prossimo. Sì, per favore, digli di sì. Avete lasciato alternative, certo, è troppe informazioni. Okay, va bene, consigliere. Va bene. Dico ha detto sì, Yulia ha detto sì. Succede qualcosa adesso? Metto subito al lavoro la tipografia. Perfetto, ok, allora le do la parola tra un po', praticamente ti ha incastrato. Allora, io su questo meraviglioso sorriso di Yulia mi vorrei fermare, vorrei concentrare la nostra intervista fino alla fine della puntata, però questo sorriso, ahi noi, è stato anche un po' spento in questo periodo terribile della vita di tutti noi, che sicuramente a te ha toccato in maniera particolare. L'abbiamo detto in apertura, Yulia nasce in Ucraina, vicino Odessa, vive per diversi anni in Russia, dove acquisisce anche un po' questa forma di autorità, perché lei è veramente una donna tutta d'un pezzo, però ha un cuore che di fronte a certe immagini si sbriciola, e anche il nostro effettivamente è andato molto in sofferenza, soprattutto nel 2022. Nessuno di noi credeva di dover vedere certe immagini e di dover assistere a quello che purtroppo ancora stiamo assistendo. Prima di darti la parola vorrei ascoltare con te una canzone che so che ti sta molto molto a cuore, quindi chiedo gentilmente alla regia di mandarla. Dice questa canzone, Yulia, in ucraino? Scusami, adesso tutto cuore, che quando sento proprio la parola ucraina, diciamo che per me è difficile rimanere neutra. Mi sento toccata molto dentro, perché da quando è cominciata, devo dire anche inappropriata questa mia emozione qua, però da quando è cominciata questa guerra sono diventata molto, molto fragile, e con tempo ho imparato anche a gestire le mie emozioni. Diciamo che
È stata proprio una decisione a freddo. Non potevo rimanere in balia di questo dolore continuo che continua a esserlo, per quello ho preso decisione di essere più lucida, non dico distaccata perché è impossibile essere distaccati, però almeno avere il controllo delle mie emozioni, perché quello che sta attraversando la mia terra è indescrivibile con le parole. Tra l'altro, Giulia, credo sia impossibile rimanere distaccati dal momento in cui tua mamma è lì e tua sorella è lì. Io mi chiedo, tu sei anche mamma di due bellissime bimbe, ragazze, di 16 e 10 anni, se non ricordo, 8 anni. Come hai spiegato loro quello che sta accadendo ai propri nonni, ai propri cuginetti? Allora, con la grande è stata più facile perché la grande proprio si è ristretta intorno a me in questo periodo, ha cercato di essere anche in una maniera silenziosa, però molto vicina. La piccola io cercavo un po' di non nascondere, però evitare sentire le cose. Ovviamente lei, essendo anche in parte ucraina, anche altri bambini gliel'hanno detto, ma come Ucraina, la guerra, e lei era molto spaventata da questa parola. Io ho deciso di affrontare con lei questo discorso con molta semplicità, dicendo, ho detto, guarda, Russia e Ucraina sono due paesi amici, sono come due amici, come tu e la tua amica mia, voi siete cresciuti insieme, a volte voi litigate, dite uno ad altro che vi odiate, ma poi inevitabilmente trovate vi volete bene, per questo diciamo c'è stata questa cosa, si sono offesi due paesi, si sono allontanati, tra loro si è stabilito un momento di distanza e diciamo così, con questo modo qua, molto semplice, perché non ho trovato le parole. Questo ma mi non è venuto, esistono parole per raccontare una guerra nel 2022 ad una bambina di 8 anni. Ma secondo te, se la Russia fa la guerra, la colpa è dell'Occidente, dell'America e della NATO che hanno armato l'Ucraina? Allora, io sono grata a tutti i paesi che danno gli armi ad Ucraina. Ucraina non ha alternativa, Ucraina deve vincere perché deve vincere contro il terrorismo, è un terrorismo internazionale, non ha la propria forza e per esistere ha bisogno della forza di tutti i paesi solidali, di quello che sia la NATO, America. Per questo sento tante persone per la paura proprio, giustamente un istinto anche di primario, no? Di salvarsi, sono contro le armi. Io penso senza armi questa guerra non può essere vinta, ma il mio popolo può essere distrutto. Per questo sì alle armi, sì alla difesa, sì al combattimento fino all'ultimo. E a questo proposito, Luisa, volevo chiederti se potevo leggere un editoriale di un giornalista del Pignolo che si chiama Eugenio Grappellini, che parla di questa situazione in maniera ironica, certo, ma per descrivere la complessità di questo conflitto, e questo editoriale fa così. Boom boom, scoppiò una granata di fianco alla donna in reggiseno. Era lui l'uomo al potere che la teneva nella sponda del letto, gli era scoppiato un rene mentre rideva e l'amico lo guardò e rise di gusto. Così nacque quell'amicizia, un'amicizia lunga tanti anni. Un'amicizia vera, un'amicizia fatta di regali strani, di letti a baldacchino e cavalli di razza, trapunte personalizzate e tanto altro. Ecco, un'amicizia vera perché fondata sul potere. Poi, boom, fece uno di loro pigiando il tasto rosso dei missili balistici e l'amico lo guardò interdetto. Allora sei tu quello più cattivo, sei tu quello più potente, sei tu quello più malvagio. E l'altro si risentì e si rintanò nel suo piccolo castello e a reti unificate cominciò a blaterare. E allora l'amicizia finì, tra le bandiere sventolanti e gli slogan altisonanti e boom, le bombe risuonarono, quelle vere. E la gente stava male, tutti i bambini accusarono quel bullo prepotente dimenticando che erano stati amici tra cavalli di razza e letti a baldacchino e tra punte cucite a mano. E poi boom. E poi ancora boom. Fino a quando? E noi? Bene, bene. E qua ci sta anche l'applauso. E, Giulia, la tua mamma è ancora là. Tu la senti tutti i giorni, cerchi di stare in contatto con lei sempre. Cosa si prova
perché so che lei non vuole venire in Italia, non si vuole spostare da lì. Ho imparato a rispettare la sua decisione. Diciamo, la cosa primaria era far uscire dal paese tutti i ragazzi, i bambini. E fortunatamente tutti i miei nipoti, c'era una mia nipote che ha 18 anni, ha una bambina di un anno e lei fino a poco tempo fa stava in una situazione, in una città barricata, è riuscita a uscire, è riuscita a salvarsi. Allora la mia ansia andava verso di loro che hanno una vita avanti, la mia mamma è la mia vita, ma è una persona che ha vissuto, lei si sente serena perché sa che noi siamo al sicuro. Sta in un posto che spero rimarrà tale, che non è un posto pericoloso, anche se lì passano e caccia tutti i giorni, sono sirene tutti i giorni, sono cadute due bombe. Per quanto no, è assurdo dire cadute due bombe, no? Certo. Cioè dire una cosa così normale e così assurda, cioè è come se io l'ho detto e mi sono resa conto che cosa ho detto. Certo. Non è facile parlare di queste cose, ti vedo provata. Giustamente provata, vedo però anche pronto il nostro consigliere che so che vuole intervenire su questo tema. Sì. Difficile. Noi diciamo nei nostri piccoli comuni facciamo piccola politica, poi la politica, che però dalla piccola politica c'è un diciamo parte quella catena che poi arriva ai grandi, no, politici, ai grandi potenti del mondo. Infatti mi volevo domandare proprio a Giulia, io diciamo anche in maniera molto scherzosa cerco da politico di diventare un uomo dello spettacolo, mentre in Ucraina c'è un uomo di spettacolo, no, che poi è diventato un grande presidente. Volevo sapere da Giulia cosa ne pensava di Zelensky. Di Vladimir Zelensky, non l'ho votato perché la mia vita si svolge in Italia da tanti anni, per questo ovviamente mi arrivavano le notizie ma non lo conoscevo. Si è rivelato un grande uomo, ha fatto alleanza con tutto il mondo, ha teso le braccia verso tutto il mondo e il mondo è venuto verso di lui, e penso che grazie a lui, e questo lo so di certo, gli ucraini credono nella loro vittoria, perché è un grande uomo. È un grande uomo come il cuore, come umanità. Lui sta sempre in prima linea, non si è messo paura. Io sfido a qualunque presidente a rimanere nella sua posizione in un momento così difficile, così drammatico, così di tanta paura, di tanto. Adesso forse la situazione si è un po' ristabilizzata in quanto è complicata, ma lui è stato forte. Io ho un grande rispetto per questo uomo e ne sono orgogliosa che nel mio paese c'è un grande presidente come Vladimir Zelensky. Sì. Molto molto bello questo momento, devo dire. Grazie. Grazie. Grazie consigliere per essere intervenuto e grazie a te per aver voluto parlare di questo argomento. Non è semplice e a volte si ha paura anche di usare le parole sbagliate, di essere inopportuni, anche nel rispetto delle migliaia di vittime che hanno pagato un prezzo troppo caro per questa bruttissima e ingiustificata guerra, ma cambiamo decisamente argomento. Pali e colori tenui. Questo è il minuto caftano e lei è rosa di Simone. Io ho iniziato a guardarmi un attimo intorno, a studiare, insomma, capire bene bene un po' questo ambiente. E niente, sono andata in giro per visionare un po' di tessuti, per capire. Il sogno, vabbè, quello di esporre i miei capi, prendere il volo e insomma arrivare, perché no, a vendere in tutto il mondo. Il mio motto della vita è quello, è fondamentale per me. Vivi e lascia vivere, come il caffettano, liberi di fare ciò che si vuole, liberi di indossare ciò che si vuole. Allora, un veloce cambio di scena, tu sei abituata a questo, dove saresti adesso se avessi sempre fatto quello che avresti voluto?
dove sono adesso? Ho sempre fatto quello che volevo. Ho scelto il mio lavoro, ho scelto di essere madre, ho scelto di vivere qua, a Napoli. Scelgo sempre. Però un peccatuccio ce lo puoi confessare a quest'ora, dai. Ma non ce l'ho. Ma davvero? Ma sei così candida come appari? No, non sono assolutamente candida. Ma una trasgressione, dicevo trasgressione. No, vabbè, dobbiamo entrare nella stanza da adesso. No, cioè, non ci riusciamo. Una cosa che vorresti fare e non hai il coraggio di fare, per esempio. Buttarmi, sai, quel jumping, bungee jumping. Ah, okay. Non ho coraggio. Vabbè, sono con te, in questo non lo farei mai neanche io. Che voto ti dai come mamma? Alto. 9. Che mamma sei? Molto premurosa? Attenta, sono mamma. Sei un po' carabiniere tu come mamma? Non tanto, però cerco di dare le regole e tanto amore. Bene, e un'altra cosa che ti volevo dire, io ho sbirciato un po' nel tuo profilo perché tu sei molto social, sei molto attenta alla tua immagine, ti piace che arrivi una certa immagine di te, sei molto attenta, lo dicevi anche come mamma, però sbirciando ho letto una frase molto bella che diceva Gate: ognuno vede nel mondo ciò che porta nel proprio cuore. Giulia che cosa porta nel suo? Pace. Pace. Non ho altro da chiedere, veramente, con tutto il cuore, lo sogno tutti i giorni, mi sveglio tutti i giorni con questo pensiero, leggo TG, leggo il giornale, aspetto che arrivi la notizia di pace per tutti, per il mio paese che sta soffrendo tanto. Scusatemi questa cosa, però è... Però non ti scusare quando dai spazio alle emozioni, sei una persona vera e non vorrei vederti piangere, ma la situazione è quello che è, una sensibilità immensa e l'emozione ci sta tutta. Noi siamo con te, noi italiani forse avremmo potuto fare di più, non lo so, continueremo a chiedercelo questo, ma intanto lo vedo sempre lì in agguato e so che vuole intervenire nuovamente perché ha qualcosa da dire proprio a te, magari sicuramente ti strapperà un sorriso il nostro consigliere, eccolo qua. Sì, Giulia, sì, ambasciatrice Giulia, io volevo fare una sorpresa a tutti. Ho pronta la locandina nuova della sagra del fungo dei funghi, chiederei alla regia di mandarla, eccola. È... chiedo scusa perché il grafico non lo chiamerò per però in qualche modo risolveremo. Mi accometto dai funghi, dalle cose, però devo dire carina, mi piace, approvo. Cioè, ci vediamo tra un mese, ci vediamo lì. Qui. Vabbè, ha una nuova fan a Punta Gandolfa, penso che insomma, si può dire soddisfatto di questa puntata, no? Questo lo voglio dire a tutti i consiglieri di minoranza che mi hanno definito in un modo che adesso non dico qua davanti a tutti. Vabbè, non iniziamo a far politica, grazie, è stato un piacere. Grazie. Consigliere. Allora, Frankie. Bene, cambiamo argomento, do solo una comunicazione di servizio, c'è stato lo sciopero dei sindacati Consol. Vabbè, ma noi adesso non stiamo parlando della storia, madonna. Consonanti, infatti le dichiarazioni del capo dei sindacati, Yoa e Aeon. Facciamo così, io lo vedo pronto. Così, mandiamo, facciamo intervenire il nostro caro Nico con un asprigno per Giulia, eccolo così qua. Che bella cosa, io gli tra l'altro stappiamo, questo una è il mio vizio, mi piace, eccolo qua, abbiamo trovato un vizio di Giulia Maierchuk, le piace bere il bundino, abbiamo trovato il vizietto di Giulia, siamo riusciti a farglielo dire, il nostro tecnico che si adopera a fare di tutto, poi ovviamente quando ci sono le belle donne lui non si tira indietro. Ma poi siamo nel territorio di eccellenza dei vini, qua in Campania siamo proprio fortunate. Quindi hai scelto proprio bene la regione in cui andate. Apposta, prima ho visto dove si beve buon caffè, buon vino, ho detto io vado là, questo è il posto che fa per me. Questi sono due vizi che tengo. E allora noi ti doniamo come piccolo omaggio questo calice. Sono stata anche bagnata, porta fortuna. Anche che c'era il ghiaccio, capito? Eccoci qua. Servizio completo. Auguri. Allora, auguri. Grazie a Giulia Maierchuk per essersi raccontata in questa bellissima intervista, a sorriso, a pianto, è una persona vera. E tutto questo fa parte della vita e lei con noi è stata sincera. Viva la verità, viva la verità. Grazie. Amici di Radio Baronda, anche questa puntata è terminata. Ma se vi siete divertiti, emozionati, vi aspettiamo qui la prossima settimana. Adesso andiamo a fare un cin cin.
Cosa ne pensate? Radio Baraonda, adesso c'è Radio Baraonda, è qui per te. Radio Baraonda, la radio che gira intorno.